Ma perché hai messo in stand-by? Perché era inutile perdere tutto quello tempo. Ma no, dai, vabbè. Ma che? Vabbè, che dai. Ti costa? Va bene, va bene. No, e devo lavorare, devo riaggiuntarlo, capito? Allora, dopo la premessa che riteniamo estremamente efficace e logica di Orazio, andiamo a leggere alcuni piccoli dettagli tratti da questo libro. Allora, chi è Giulio Cavalli, che noi dobbiamo vedere da qui, ma lo leggiamo dietro. Ridere di mafia è una ribellione incontrollabile. Giulio Cavalli, attore teatrale, per il suo impegno contro la mafia vive sotto scorta da 2 anni. Credo che la scorta migliore che si possa dare a Giulio sia proprio quella di fargli sapere che siamo in tanti ad apprezzare quello che fa e che quindi le minacce che qualcuno gli rivolge le rivolge a tutti noi. Questa è una bella frase di Marco Travaglio. La lingua dell'arte ha in Cavalli un interprete d'eccellenza. Da tempo porta in scena... Marco Travaglio ogni tanto dice qualcosa, sì, di buono. Senso, no, non me ne dice più di una volta, sì, solo sì, che sì, no. Inserite in una maniera tale per cui certo, ecco, sappiamo tutto. Da tempo porta in scena dei mafiosi il loro essere osceni. Da tempo conduce contro le mafie la battaglia di parola. Il suo è un anti-racket culturale, consapevole che le difficoltà della stagione che il nostro paese vive, lungi dall'imporre il silenzio, richiedono appunto qui e ora la parola. Questo è un intervento di Giancarlo Caselli, ma vediamo che possiamo leggere, che è veramente interessante. 2 paginette così, noi consigliamo l'acquisto e la lettura di questo libro, che è stato stampato nel 2005 e ancora recepibile, edizioni Ambiente, costa 16 euro. Leggeremo 2 paginette utili. Dunque, l'ho incontrato di mattina presto, in quel marzo di un anno fa, che mi appare così distante da sembrare un'altra era. Salvatore raccontava di come suo fratello Paolo Borsellino fosse stato ammazzato perché aveva percepito o era stato informato della trattativa in corso tra Stato e mafia per mano di alcuni uomini dei ROS e Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo e rappresentante dei corleonesi in quella Sicilia che puzzava di tritolo. Io sono convinto, e tante cose me lo fanno pensare, che durante l'incontro con onorevole Mancino qualcuno abbia prospettato a Paolo la trattativa tra mafia e Stato, che adesso sta emergendo in tutta la sua evidenza dalle dichiarazioni di Massimo Ciancimino. Massimo Ciancimino è il figlio di Vito Ciancimino. Del tutto tra parentesi, all'epoca in cui furoreggiavano i romanzi per ragazzi di Salgari, c'erano anche i romanzi di un ex capitano di lungo corto che si chiamava Ciancimino, e io me lo ricordo benissimo, e aveva scritto 20 di romanzi avventurosi, sempre legati al mare, alle imprese di mare, eccetera, ma erano molto belli, proprio a livello di Salgari, veramente molto belli. Se ne sta anche parlando nel processo nascosto che si sta svolgendo a Palermo, proprio sulla trattativa in cui sono imputati il colonnello Mori e tutti i componenti dei ROS che per conto dello Stato l'hanno portata avanti, mi disse con quel suo accento siciliano che si porta sempre con sé. Salvatore, il fratello di Borsellino. A leggerla e scriverla oggi, quella frase sembra un'ovvietà. Quella mattina di un anno fa suonava come una profezia azzardata.
Eppure la forza di Salvatore sta tutto in questa sua rabbia spontanea, vissuta come una missione. È nostro dovere, dei familiari di Paolo, cercare di tener viva nelle persone la memoria che qualcuno vorrebbe occultare. Ma io dico una cosa, e lo dico in maniera molto personale, tu ti ricorderai che noi di queste cose abbiamo parlato più di una volta e ci sono tanti video che abbiamo fatti assieme. Ma quante memorie devono conservare gli italiani, porco Giuda? Fin da tempi, il nome che mi viene in te, di Francesco Ferrucci, per la Madonna. Ma nessun paese ha la possibilità di conservare tutte queste memorie di gente giusta, onesta, assassinata. Questa è rappresentazione dell'azione nobile. Assassinata nel silenzio generale di un potere che tutto sovrasta, tutto ammorba, tutto avvelena, tutto chiude. In attesa di una catarsi che dovrebbe almeno riguardare 4-5 milioni di figli di puttana che comandano qui in Italia. E che cosa dobbiamo dire? Continuiamo. Con i fessi però che si fanno ammazzare, perché lo dico e lo ripeto, e qualcuno mi dica il contrario, che Paolo Borsellino si è fatto ammazzare ben sapendo che l'avrebbero ammazzato. L'ha dichiarato più volte. E ha coinvolto 5 poveri ragazzi, perché si è portato dietro, come Aldo Moro, e si è portato dietro, era meno giustificato però, a Falcone, perché tutto poteva fare che pensare che gli avrebbero messo un ordigno di quel potere, di quella potenza in mezzo alla strada. Oh, ma insomma, Borsellino che va a suonare a casa della madre, potevi immaginare che no? Ma andiamo avanti, perché qui ci sono delle cose molto importanti che i nostri amici devono sapere. I nostri amici sappiano che noi siamo informati, abbiamo gli strumenti per essere informati, non possiamo fare nulla di più. Eppure la forza di Salvatore sta tutta in questa sua rabbia spontanea, vissuta come una missione. È nostro dovere, dei familiari di Paolo, cercare di tenere viva nelle persone la memoria che qualcuno vorrebbe occultare. Un incontro che è stato uno squillo di tromba, come se dopo essere stati in via D'Amelio a guardare il niente fosse comparsa un'ombra all'orizzonte. Un'uscita dalla coperta del torpore messa addosso per dimenticare. C'è una strategia dietro il fare dimenticare o addirittura cancellare le nostre memorie. La memoria della resistenza, la stessa Costituzione vogliono stravolgere. Allora, la memoria della resistenza se la sono inventata loro, a cominciare dalle canzoni stesse, perché l'altro giorno c'era una notizia che all'auditorio c'erano le canzoni popolari, tra cui questa Bella Ciao. Allora dice, i partigiani cantavano Bella Ciao. Prima di tutto è stata riscritta nel 48, no, mi pare. No, nel 70. Allora, allora la fonte è una canzone delle contadine, delle contadine venete addirittura, poi si è traslata alle mondine. Alla ricerca di una mitologia qualsiasi, nel momento in cui... Beh, c'è l'autore, si conosce pure quel cretino che ha quei capelli biondi che sembrano spinaci, non mi ricordo il nome. Comunque, il problema è questo qui, no? Dovevano cercare per forza una mitologia canterina, certo, e non lo sapevo, però è del 1970, ricordiamocelo. Sì, certo. Prima no, perché nel 70 decisero di lanciare questo mito. Ma io lo conosco, l'ho visto, si è visto tante volte in televisione, non mi ricordo il nome, è un comunardo di quelli sballati, fuori di testa. Allora, mentre al contrario, perché lì c'era un'esposizione di canti popolari, i canti popolari che risalivano all'epoca del Risorgimento. Questi canti dell'epoca del Risorgimento erano canti perché venivano cantati dalle truppe che andavano in guerra, nella guerra del 48, del 49, tipo Bella del Ciao. 59, che Bella Ciao! No, Bella Ciao, è quella che... Bella Gigogin, da che levante un passo, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Le musiche, bellissime peraltro, scritte da grandi musicisti, ad esempio l'Inno di Garibaldi, si scoprono le tombe, si levano i morti. Ma quest'altro è una pura illazione, come abbiamo detto. Dovevano inventarsela per forza, senza con questo spiegare dove avrebbero questi personaggi cantati Bella Ciao.
perché come mi riferiva una mia nipote che seguiva all'università una lezione di storia, la professoressa diceva: mentre i fascisti cantavano "le donne non ci vogliono più bene", i partigiani "bella cantavano ciao, bella ciao". E lei gli ha detto: professoressa, c'è un qui pro quo. No, ma non ne sapeva niente, povera ragazza, ma l'ha soltanto riferito. Allora, mentre i fascisti di canzoni ne avevano tante e le cantavano nel numero enorme di sfilate che facevano giornalmente in tutte le città d'Italia del nord. No, ma soprattutto gli eventi epici che ci sono stati in quei vent'anni. Ma quelle canzoni proprio erano anche canzoni nuove, come "Le donne non ci vogliono più bene", di quel grandissimo autore teatrale che l'ha creata. Mentre gli altri dove le cantavano? Gli scantinati, che non so dove, in cima alle montagne, stavano lì a cantare quelle, stavano ad aspettare che qualcuno facesse un rastrellamento per scappare e cantavano questa canzone. Allora, questo per dire in che mondo del cazzo viviamo. No, la logica presa proprio di spigolo, di rimbalzo alla dodicesima sponda, insomma. Esattamente. Allora, la memoria della resistenza. Allora, la resistenza è una mitologia legata alla conquista americana e mafiosa della Sicilia. Se oggi comanda la mafia in Sicilia è per la conquista americana. Allora, ti do una notizia dell'ultima ora che ha dell'incredibile, ma è veramente di una di un'essenza di completamento di quello che è la strategia geopolitica degli ultimi 10 anni, anche 20, che dà l'evidenza del cappello sulla cosa compiuta. Allora, l'amministrazione Obama, Obama Bin Laden, diciamo meglio, che così la gente capisce, sì. Obama Bin Laden ha deciso, attraverso il suo collaboratore McCartney, che in Macedonia inserirà 500 ebrei sionisti per formare il nuovo governo. E pare giusto. Come ha fatto esattamente per il seguimento a quello che ha fatto in Ucraina. Bellissimo. Notizia di stanotte, eh? Hai capito. È veramente illuminante. Quando la cosa, la cosa, Baltico, invece loro attaccano la casa, la cosa riguarda pure noi, perché dicevamo ieri di quel Geld, no? Sì. Che è senza la nazionalità italiana, cioè abbiamo un ministro in Italia che non è italiano. Esattamente. Oltre a quelli che vengono immigrati, i negretti, le king, eccetera. I marocchini. Certo. Che lavorano contro le leggi italiane e contro il popolo italiano. È naturale. Che noi abbiamo denunciato più volte. È naturale. Qui ci abbiamo pure, cioè per dire, non uno, ma 500 personaggi da mettere nei posti chiave nei prossimi giorni, perché già ieri sera ci sono stati 27 morti in Macedonia. Bene. Sperando che siano tutti macedoni i morti. No, ci sono i giornali più importanti che già partono, sono partiti ieri sera, accusando il liberalità del governo macedone che ha ucciso i dimostranti. Hai capito. La solita scena, esattamente come in Ucraina. Esattamente. Andiamo avanti. Allora, come dicevo, la memoria della resistenza è il contrario. Era una cosa inesistente e adesso l'hanno creata. Come? Adesso... Esattamente, come in Macedonia. Esattamente. Come in Siria, quale cazzo di resistenza? Oh, la stessa Costituzione vogliono stravolgere. Ora, la Costituzione è già uno stravolgimento all'origine, perché l'hanno creata ma non l'hanno mai applicata. No, non l'hanno manco mai fatta ratificare dal popolo. È come mettere in vigore un contratto senza che uno dei due contraenti abbia accettato, firmato per accettazione. La strategia purtroppo sta dando i suoi frutti e in questo momento è vincente. Bisogna incitare la gente a reagire a questa strategia, a non perdere la propria memoria, a informarsi. Quando vado in giro a parlare oggi di Agenda Rossa
di Castel Urveggio, il castello che guarda dall'alto su Via D'Amelio, occupato nel 92 da alcuni uffici dei servizi segreti, è indicato nella relazione di Gioacchino Genchi come luogo possibile dell'azionamento della bomba grazie all'ottima visuale che il castello rendeva dalla sua posizione. Spesso la gente rimane stupita, e questi sono stupiti di tutto. Non si stupiscono, non si stupiscono si della risurrezione di Cristo, ma si stupiscono. Uno stupido si stupisce solo per quello, perché una persona logica e attenta non c'ha bisogno di stupirsi, perché è consapevole di quello che avviene. Quindi mi confessa di non conoscere assolutamente queste cose. Se la gente conoscesse che cosa c'è dietro la strage del 92, forse reagirebbe in maniera diversa, è molto opinabile. E forse oggi non saremmo nel terribile stato in cui siamo. Da quel marzo la storia di Paolo Borsellino non solo mi ha adottato, ma rapito. Oggi le parole di Salvatore Borsellino e di qualche allarmista con visione complottistiche, detto da un ministro dell'attuale governo, allarmista, siamo noi gli allarmisti, ma noi le sappiamo le cose, sì, le cose le conosciamo, ma capita che mi vieni tra le mani, poi vedi il caso di allarmismo che faccio, le bucio nel culo, capito? Ministro dell'attuale governo, sappiamo anche chi è, titrito. Lo sappiamo benissimo chi è. Come il su quegli atti e sulla Geld. Nascita del sangue di questa seconda repubblica, su una realtà che va scoprendosi giorno dopo giorno a colpi di rivelazioni, cronache smentite e controsmentite. Mentre i fatti e le opinioni si mischiano in un gioco delle parti che sta in scena come un pirandello davanti spettacolo in cui la verità si confondono in nome dello screditamento chirurgico. Ma quella teoria che stava relegata sotto la cenere è una tesi che prende corpo anche nei cuori e nelle pagine meno sensibili. Oggi qualcuno sta cercando di riscrivere la storia della morte di Paolo Borsellino come un archeologo che riporta alla luce una civiltà sconosciuta e di cui potremmo dovercene vergognare. Ma basterebbe leggere la storia della Sicilia del 1943. Punto e basta. Quando lì ci sono le basi per tutto quello che c'è da capire. La cosa che hanno fatto gli americani, appena sbarcati in Sicilia, sono andati a Favignana, dove erano carcerati tutti i mafiosi, li hanno presi e li hanno fatti diventare sindaci di tutti i paesi della Sicilia. Quella è l'origine della morte di Paolo Borsellino. Ok? Mi dice, con il solito piglio leale, Nicola Biondo, sotto il tetto milanese, a cavallo delle stragi di Falcone e Borsellino, due uomini delle istituzioni hanno toccato le mani giuste, hanno provato a osservare l'abisso. Nell'estate autunno del 1992, gli ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno hanno tenuto di incontrare Vito Ciancimino, l'uomo che ha incarnato la discesa dei corleonesi nelle campagne, dalle campagne alla città. Quindi la conquista di Palermo, che ha portato a diventare sindaco, quindi hanno votato tutti per Ciancimino, è una conquista che è stata fatta dai corleonesi, quindi si sapeva perfettamente che erano i corleonesi, o no? Tra l'altro c'è un mito che è quella della famosa sosta di Corleone. Tu la sai, la sosta di Corleone? La sosta di Corleone? La sosta di Corleone. No. O la siesta di Corleone, che risale a lontano 1860. Non me lo ricordo. Allora, siccome questo Corleone era un paese zeppo di bordelli, i garibaldini che passavano di lì ritennero giusto fermarsi nella siesta di Corleone per una quindicina di giorni, perché ristorare il corpo fa sempre bene, no? Il riposo del guerriero, no? E cazzarola, meglio di così che se... capito? Ricordiamo ai nostri amici che i pellegrini venivano a Roma per le stesse ragioni. Gli
importava assai. E la Chiesa prendeva la decima. La presa prendeva la decima e loro gli fregava assai di conquistarsi il paradiso, perché era il paradiso in terra quello che loro volevano. Ricordiamoci. Allora, a questo io aspettavo lo spunto per dirti, ieri abbiamo detto del fatto, diciamo, di cronaca recentissimo dell'altro ieri, che il Papa aveva era andato in disaccordo con gli ebrei, Israele, sì. Perché avevo detto erroneamente che aveva riconosciuto Israele, no, perché ho visto poi il video, è il contrario, il sì. Papa ha riconosciuto la Palestina. Abbiamo detto, sai? No, io avevo detto Israele. No, assolutamente. Sicuro? No. E come fai, cacchio, ti avrei corretto, no? Vabbè. Ma tu hai detto proprio le cose giuste. Bene, allora niente, ne so. No, quindi cioè, qui a questo punto si mettono in chiaro le relative posizioni. Esattamente. E si capisce pure chi finalmente si... emerge dalle nebbie, chi sono i contendenti di questa guerra combattuta negli ultimi anni. Noi abbiamo anche detto che il papato è l'ago della bilancia, nel senso che se c'è una caratteristica fondamentale della politica della Chiesa è quella di allinearsi col vincente. Lo hanno fatto fin dai tempi di Costantino. Anzi, la creazione della Chiesa stessa è una creazione da parte di Costantino come atto politico. Allora, qual è stata all'epoca e fino ad oggi la posizione della Chiesa? Allearsi col vincente, col preponderante. Quindi quando la Chiesa cambia di fronte... Vuol dire che i rapporti di forza sono mutati. Sono mutati, sì. Basta, è chiuso. E quindi i sionisti sono la controparte della Chiesa cattolica romana cristiana apostolica e sono perdenti, sono in fase calante. Esattamente, è tutto lì. Andiamo avanti. D'altra parte non si spiegherebbe come mai che per 70 anni nessuno ha contrastato lo strapotere del Fondo Monetario Internazionale e WBO, e adesso invece nascono i BRICS, nascono i sistemi alternativi, le condotte, nasce la forza multinazionale in Mediterraneo, cino, russa, indiana, la potenza degli stati cattolici per eccellenza centro-sudamericani, che sicuramente questi non vogliono perdere, anche perché giustamente Bergoglio di là viene, e quindi è chiaro che il discorso è chiuso per loro signori. Il gioco del Go, e ripeto ai nostri amici, vi faremo vedere in cosa consiste il gioco del Go, perché è una maniera per capire... Inchiodare il nemico. Esattamente, inchiodare il nemico. Il gioco del Go sta portando i risultati. È l'Occidente che è assediato adesso, è l'Occidente che è circondato da una catena che non si potrà mai più aprire, e non loro come era prima. E proseguiamo, perché è veramente interessante quello che stiamo a dire. Democristiano, già sindaco di Palermo, uomo d'affari e di tessere, scaltro e lungimirante, Ciancimino ha insegnato a Bernardo Provenzano a fare di conto. Tra l'altro si chiamava Bernardo di nome anche il papà dell'attuale Presidente della Repubblica. Sì, infatti. Il quale era famiglio, no? Di tale Gio Bonanno, uno dei capi delle cosche più importanti di New York. Vedi che la politica è sempre la stessa? Sono sempre loro i vertici qui in Italia. Si racconta che ad ogni sbaglio dell'allievo volassero insulti e qualche schiaffone. Quindi Ciancimino picchiava a Bernardo Provenzano. Ciancimino è stato definito il burattinaio dei Corleonesi. È a un uomo come questo, quindi, che i due investigatori si rivolgono nella terribile estate del 1992. Mentre noi stavamo al mare. Il tenente colonnello Salvatore, eccetera, eccetera, in che rapporto era con i Corleonesi? Quello che hanno ammazzato dicendo che era un brigante. Certo. Questo è... Quando quello era il tenente colonnello. Lo ricordo io. Ricordiamolo. Io lo ricordo sempre. Allora, il personaggio è stato bruciato
dopo il viaggio di De Gasperi in America, dove ci furono degli accordi segreti, certo, importantissimi, che hanno bruciato l'accordo preesistente che si era stabilito fra la mafia americana e la mafia italiana per la, lo sganciamento totale della Sicilia nel 52esimo stato americano. Esattamente come l'isola. E lì è stato bruciato Salvatore. Esattamente. Oddio, come si chiama il cognome? Adesso te lo dico. Non viene a te. Questi nomi qui, Ciancimino, eccetera. No, vabbè, ce lo ricorderemo. Poi dopo lo diremo. Era un bell'uomo, Sì. E fu ucciso dal cugino, il quale non poté esimersi, quella cosa importante, quando mi chiede, ma è possibile che è stato assassinato, poi hanno detto che sono stati i carabinieri in uno scontro a fuoco, invece non è vero, fu assassinato da Gaspare Pisciotta per ordine della mafia, e il povero Gaspare Pisciotta non poté esimersi, che stava sempre con lui. Se voi andate a vedere era guardiaspalle, i filmati e le fotografie, si vede sempre Salvatore Giuliano assieme a Gaspare Pisciotta. È stato costretto a farlo, gli hanno detto, vedi, lo devi far fuori tu, se no ti facciamo fuori tutti e due assieme. Poi la morte di Gaspare è stata dilazionata di qualche annetto, ed è stata, lo ricordiamo per chi non lo sa, è stata tazzulella e caffè così a Viterbo, dentro il carcere, così come un altro grande, molto grande, un personaggio veramente eccezionale, allora, un grande finanziere vero. Allora, chi era? Anche lui bruciato. Esattamente, ma chi era questo qui? E come chi era? Chi era? No, i nostri amici lo sanno chi era, ma come è stato inventato il personaggio? Cosa faceva? Prima? Lavorava per lo IOR. Cosa faceva ancora prima? Non me lo ricordo. Allora te lo dico io. Il personaggio è stato inventato dagli americani nello sbarco in Sicilia. Non lo sapevo. Ecco. Faceva parte di quei picciotti che furono cresciuti, conoscendo che era un bravo ragioniere, un bravo guaglione, l'hanno messo subito nel posto giusto. E qual era il posto giusto? A controllare la distribuzione di certe derrate alimentari, capito? La carriera di uno che poi sarebbe diventato quello che era, non ci sarebbe stata. Proseguiamo. Ma quello è tutto un filone di storie collegate. Ma si sa tutto. Non è il caso di dire qui, insomma. Ma lo diremo, se vogliono metterlo, cioè io sa tutto. È a un uomo come questo, quindi, che i due investigatori si rivolgono nella terribile estate del 1992. Ma qui c'è un muro contro muro, non è possibile parlare con questa gente, dice Mori. Si può vedere, risponde Ciancimino. Non è certo quando sia avvenuto l'incontro, se prima o dopo la strage di Borsellino del 19 luglio 1992. Rimane il fatto che un uomo dello Stato, un carabiniere, si dichiara disponibile ad interloquire con il Gotha di Cosa Nostra. Ciancimino, questo ma, ad esempio... Un attimo, ma secondo te perché sono arrivati dopo decenni che non succedeva cose del genere a decidere di uccidere magistrati in quel determinato momento e non prima e non dopo? Ma perché c'è stato sicuramente un momento, che è stato quel momento lì. Ma che cosa era importantissimo che era non divulgassero? Era il cambiamento strutturale della Repubblica Italiana. Quale? Soprattutto il quello... passaggio alla Seconda Repubblica. Il passaggio alla Seconda Repubblica è alla svendita allo straniero. Esattamente. Allora, a cominciare dalla Banca d'Italia e Compagnia Bella. Esattamente. Siamo lì nel 92, lo sappiamo perfettamente. E però in quel momento lì, e questa è una mia considerazione, ma può essere valida, c'è stato uno sguinzagliamento di magistrati, i quali sia in un modo che nell'altro entravano in questa operazione, sia pro che contro però. Certo, quelli di Mani Pulite erano a favore, perché quelli hanno contribuito allo smantellamento, quelli andranno fucilati la schiena. Esattamente, quelli di Mani Pulite a favore di loro signori, certo. Ma c'erano degli altri, prima fra tutti il mio caro amico compagno di scuola, esattamente, tra cui appunto Borsellino e Falcone ed altri,
no? I quali invece sostanzialmente si opponevano a questa operazione ed avevano ragione di farlo. Proseguiamo. Proseguiamo. Ciancimino ha due canali aperti con la cupola, uno diretto, telefonico ed epistolare con Provenzano, che si presenta sotto le spoglie dell'ingegner Loverde. Cioè Provenzano si fa chiamare ingegner Loverde. È il colmo della presunzione proprio. Da non credere. L'altro è con Salvatore Riina tramite il suo medico di fiducia Antonino Cinà. Vedi cosa sono utili i medici, sono importanti. Uno che si definisce un paciere, un po' come l'ONU, capito? Il medico della mafia. Non ha colore. È come l'ONU. Il secondo incontro tra i due ufficiali e Ciancimino ha contorni ancor più spaventosi. Oh, ricordiamoci che questi ufficiali, ancorché figli di puttana, però sono ubbidisci, no, sono veri carabinieri. Funzionari dello Stato. Ubbidiscono agli ordini dello Stato e fanno una cosa che gli hanno ordinato di fare. A chi l'hanno ordinato di fare? A delle gente che è anche molto aum. Li conosciamo, allora diciamo ai nostri amici che di questi personaggi conosciamo tante cose, vita, morte e miracolo. Il secondo incontro tra i due ufficiali e Ciancimino ha contorni ancora più spaventosi. Voi che cosa offrite? Chi vi manda? Chiede l'ex sindaco. Cazzo, dice, oh, che credenziali ragazzi, non basta far vedere la tessera del carabiniere, non è sufficiente, non ci manda nessuno. Dite ai mafiosi che si consegnino e lo Stato tratterà bene le loro famiglie, risponde Mori. Mi ricorda certi film di Sergio Leone, no? Vado, l'ammazzo e torno, capito? Veni, vidi, vici. Per amore del mio popolo, assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono i loro figli finire miseramente vittime o mandanti delle organizzazioni della Camorra. La Camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica della società campana. Non è che tenta di diventare, è. Ma non da adesso, da Masaniello in poi. Ricordiamo tra l'altro che in una realtà che è quella che è, ricordiamoci che la Chiesa in se stessa è un'organizzazione di potere. Secondo te le quattro giornate di Napoli come sono? Ah beh, ma quella è tutta un'invenzione, sappiamo tutto. C'è stato un giornalista storico che ha scritto dettagliatamente, è stata un'invenzione perché dovevano giustificare qualcosa. A Napoli non è successo assolutamente nulla. Ricordiamoci bene allora che le cose sono state tre: un film di un noto regista comunista, un film Tutti a casa, peraltro molto bello, che finisce così, proprio dove si vede Alberto Sordi che combatte a Napoli, cosa non è mai successa. E poi abbiamo appunto quello che avevo detto prima, quel libro di quel giornalista scrittore che ha detto dettagliatamente quello che è successo, cioè nulla. Tra l'altro ricordiamoci che il popolo napoletano ha resistito in maniera eroica alla centinaia di bombardamenti anglo-americani che hanno fatto su Napoli. Molto non lo più dice che nessuno. A Torino. Questo non lo dice nessuno. Per poi sprecarsi completamente in quei due infami anni, tra l'altro voglio ricordare per i nostri amici, in un libro Sciuscià. Molto, altro che Sciuscià, no. Ottimo film peraltro, neorealista italiano, vero, e anche perché questi Sciuscià si arrangiavano. No, Sciuscià significa spazio alle scarpe. Esattamente, però si arrangiavano, sì, molto bene, con questi negroni a cui pulivano le scarpe. Prima pulivano le scarpe, gli offrivano qualche ragazzotta, ma i soldi gliene fregavano tanti. Allora, c'erano le amlire che gli fregavano. Però le passavano facilmente, capito, a questi Sciuscià. Vabbè, adesso non ricordo più quello che volevo dire, ma dunque. La Chiesa Cattolica è un'organizzazione di potere, diretta erede del sistema di potere romano,
Per cui nella Chiesa Cattolica non esiste la morale. La morale nasce col protestantesimo. Il sistema di potere cattolico non ha niente a che vedere con la morale. Per cui non stupisce il fatto che le varie organizzazioni... Anche perché la morale è un fatto contingente, non è eterno, non è duraturo, la morale cambia in continuazione. Il prevalere del moralismo è tipico delle società protestanti e ha avuto il massimo della sua espansione in quel protestantismo americano. Protestanti e integraliste. Esattamente. In quel potere americano tipico dei mormoni, di quei cristiani rinati, no? Per cui l'ipocrisia tipica, no? L'ipocrisia tipica, ad esempio, che io ricordo all'epoca quando per noi, parlo quando eravamo ragazzi, no? il fatto che questi divi di Hollywood si risposavano in continuazione, perché dovevano per forza coprire una norma che da noi faceva completamente ridere, no? La libera sessualità di questi attori, che è naturale. Questi no, si dovevano sempre divorziare e risposare, per questa morale assolutamente superficiale. Allora, nell'ambito di questo fatto, ricordiamo che le varie organizzazioni di stampo cattolico, che si chiamano Camorra, Mafia, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita, sono un sistema di potere che controlla molto più delle cannoniere, degli aeroplani, delle navi appoggio e di quello delle petroliere, l'intero Adriatico e l'intero Mediterraneo. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché se è vero, come è vero, che l'Italia è ancora ricca, lo dobbiamo al giro di soldi che questo nero. Tutto in nero, che però si distribuisce, certo, nella popolazione. Certo. E quella cosa mi esentasse. Esentasse, però la popolazione gli arriva. Certo. E loro scherzano giustamente, uno va a rompere i coglioni e dice: guarda, qui io tengo in piedi un'intera collettività, passo i soldi un po' a tutti. Che cazzo viene a rompere i coglioni? La Camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, certo. Impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica della società campana, che è la società italiana, perché come viene a dire che non c'è a Milano lo sbarco l'Expo, ma andiamo, siate seri, che civiltà che sanguina dietro quattro colpi sparati dentro una chiesa. Esistono echi che non si riescono a scrivere nemmeno sbriciolando il dizionario delle parole peggiori. Quattro rintocchi di pistola alle 7:30 del 19 marzo 1994 sono un tamburo muto. Quattro buchi sparsi tra la faccia, la mano e la testa di un uomo che ha deciso fiero di non seguire ma attraversare la strada. Ci sono paesi coltivati in giro per il mondo che rimangono appesi con la strada principale. Non importa che sia Emilia di nome o Domiziana, non importa nemmeno che sia a forma di strada o battuta con i sassi delle strade lisce come sassi. Ci sono paesi in giro per il mondo che rimangono ammuffiti per anni con una strada che vale per tutti, come se cominciasse ogni porta fuori dalla porta, che è così per forza, così perché è sempre stato, che è così e basta, perché la strada non è solo una via buona per lo struscio, perché la strada è un modo e il modo appena si abitua diventa stile e appena lo stile marcisce diventa sistema. Il sistema, ci sono paesi che la storia si dimentica nelle note a piedi pagina, condannati a non illudersi finché non succede che qualcuno, per troppo amore, quella strada non si mette ad attraversarla. Raccontano gli angeli della memoria che Don Peppe Diana, quel giorno che si è messo in testa di raccontare a tutti come ci fosse un'altra via, dicono gli angeli che avesse la tranquillità e la luce degli esploratori, mentre invitava con un mezzo sorriso appoggiato sulla bocca che sarebbe bastato girare all'angolo della paura per la via della dignità. Caro Don Peppe, allora, col massimo rispetto che noi abbiamo nei confronti di Don Peppe Diana e di tantissimi altri eroici preti che ritengono di dover applicare il messaggio dell'onestà, della serietà e della fede, noi dobbiamo dire che si mettono
in una strada che trova contro di loro anche e soprattutto la struttura gerarchica della Chiesa. No, ma loro non lo sanno. Non lo sanno. Poveracci. Non lo sanno. No, alcuni lo sanno. Qualcuno. Alcuni lo sanno, alcuni lo sanno. E alcuni lo dichiarano anche prima di essere assassinati. Sì, però, sì. Però non demordono. Giustamente hanno scelto di fare un determinato percorso di vita e di morte. Esattamente. Certo. Che porta a una morte scelta. Sì, esattamente. E dovendo valutare, forse è meglio scegliere di che morte morire che morire inconsapevolmente in un momento qualunque della tua vita senza aver potuto decidere. Eppure la cosa più importante avrebbero la possibilità di utilizzare il tesoro di San Gennaro qualora invece di mettersi in mezzo alla strada decidessero di andare a bussare alle porte di Cotesto tesoro. Io vorrei concluderci, sono 2 o 3 minuti, sì. Voglio illustrare, perché noi coglieremo sempre l'occasione di far vedere la nostra bandiera. Questa è la nostra bandiera, va bene? Questo è l'ideatore della bandiera, l'abbiamo fatto vedere anche ieri, lo facciamo vedere anche oggi, un grande russo. La bandiera è stata ideata nel 1935, il russo è un personaggio che ha lasciato veramente un grandissimo segno. Ricordiamoci la convenzione dell'AIA 14 maggio 1954, ratificata in Italia il 7 febbraio 1958, i beni culturali appartengono all'intera umanità. Questo è il simbolo che vuole proteggere i beni culturali. I beni culturali appartengono all'umanità, non li dovete distruggere, assassini maledetti. Guarda Aleppo che cosa hanno fatto ieri. Ecco, per intero Aleppo. Non ti ho detto, aspetta, chiudiamo? No, voglio leggere appena appena il significato della bandiera. La bandiera è a 2 colori, il bianco rappresenta la totalità, il rosso rappresenta il sangue e la linfa. Il cerchio esterno rappresenta la cultura. 3 cerchi interni, quando ci si libera da ogni condizionamento dogmatico. Questo è bello, questa cosa. Rosso e bianco, esaltazione alchemica, rubedo albedo. Dea terra, una e trina. Eccola qui. La dea terra, una e trina. Condivisione dell'armonia raggiunta, equilibrio mente, corpo, anima. Equilibrio mente, corpo, anima. All'interno di una visione unitaria dell'universo. Decorazione di Gandhi. Non c'è la via per la pace. La pace è la via. La pace è una manifestazione di energia e la cultura è la coltivazione di questa energia. E con questo la chiudiamo. Ciao a tutti.